Tutti i video dedicati alla destinazione che tratteremo oggi iniziano allo stesso modo. Immagini dall'alto di panorami mozzafiato, scogliere a picco sull'oceano furioso, natura lussureggiante, posti bellissimi, e ci sta perché si tratta veramente di posti bellissimi che io per primo ho apprezzato tanto. Ma il video di oggi sarà un po' diverso dal solito. Siete abituati su questo canale a vedermi alle prese con i miei viaggi in giro per il mondo. Bei posti, belle persone, buon cibo, ma anche zuzzume, disagio e parecchie sfighe, sempre affrontate con un bel sorriso sulla faccia. Ecco, nel video di oggi voglio farvi vedere un viaggio che è andato male. Cioè, qui non ce la facevo più, ad un certo punto volevo addirittura tornare a casa prima. Non credo che sia mai capitato. Oggi vi racconterò della mia disavventura in un posto incredibile al momento sbagliato. Quindi mettetevi comodi, il viaggio sta per iniziare subito dopo lo sponsor del video di oggi. Grazie a Cambly per aver supportato il video di oggi, il vostro miglior alleato quando si tratta di migliorare la propria conoscenza dell'inglese parlato. È una piattaforma di e-learning attraverso la quale potrete seguire delle video lezioni in videochiamata su telefono, tablet, PC, dove volete, quando volete. Vi basta scegliere tra uno dei tantissimi tutor madrelingua che Cambly mette a disposizione per aiutarvi a migliorare con l'inglese, lingua fondamentale nella vita di tutti i giorni, per il lavoro, per i viaggi. Su Cambly ci sono tanti corsi e workshop tra i quali scegliere. È adatto sia a chi già conosce bene l'inglese sia ai principianti, e nella chat c'è un traduttore integrato per aiutarvi. Quindi se dopo le vacanze volete iniziare a padroneggiare un po' meglio l'inglese, date un'occhiata al link che vi lascio qua sotto in descrizione, e con il codice BALINI55 avrete addirittura il 55% di sconto su tutti i piani annuali. Comunque davvero, di tutti i codici sconto che mi ha dato Cambly, 55% di sconto è quello più alto, quindi approfittatene, che si somma ai prezzi già di per sé competitivi molto più bassi rispetto ai corsi di inglese tradizionali. E c'è sempre la prova gratuita che vale la pena di fare anche solo per conoscere il proprio attuale livello di inglese. Grazie Cambly per supportare il canale e grazie a tutti quelli che andranno a vedere il link in descrizione. Buona visione. Le Isole Azzorre si trovano a metà strada tra l'Italia e il Nord America, nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico, e nonostante distino ben 1403 km dalle sue coste, sono una regione autonoma del Portogallo. Si tratta di 9 isole di origine vulcanica, tutte diverse ma allo stesso tempo tutte verdi e lussureggianti, perché qui piove in abbondanza. Forse avrete anche sentito parlare dell'anticiclone delle Azzorre. Paesaggi da urlo che mi hanno ricordato un mix tra Islanda, Hawaii e, per via dell'architettura, anche un po' i Caraibi. È proprio qui che inizia il nostro viaggio, cioè inizia dall'isola principale, quella di São Miguel, dove c'è anche il principale aeroporto, raggiungibile in sole 2 ore da Lisbona. Ponta Delgada, l'accoglienza non è stata delle migliori, perché quando siamo arrivati era il 7 di maggio, che normalmente non sarebbe un cattivo periodo, ma avete notato quanto era gonfia la mia faccia? Eh sì, perché è il 7 di maggio di un paio di anni fa, 2021, ancora in pieno periodo Covid. Anche se il lockdown già ce lo eravamo lasciate alle spalle, purtroppo ancora non si poteva viaggiare ovunque, e le poche mete a disposizione necessitavano ancora di tamponi ed erano soggette a tante tante restrizioni, le Azzorre in particolare. Ma nonostante tutto, visto che comunque in qualche modo dovevamo lavorare, mi sono fatto convincere dal mio socio Carlo a partire alla volta di queste isole non troppo lontane, e in parte è stato un grosso errore. A parte che quando siamo arrivati sembrava la guerra dei mondi, pioggia, nebbia, affari sparati addosso, fila infinita, controlli, gente coperta dalla testa ai piedi che ti esaminava. C'era qualcosa di sbagliato nel mio form, ho dovuto rifare tutto da capo, è stato un vero inferno. Però siamo riusciti ad entrare effettivamente nelle isole. Comincia la nostra disavventura. È iniziata la prima giornata di viaggio qui alle Isole Azzorre. Ci troviamo sull'isola di San Miguel, mentre l'isola che vedete dietro di me è la piccola isoletta di Villa Franca do Campo. E una volta che la sorvoli e la vedi dall'alto, lo spettacolo è allucinante. Guardate che roba! Sin da subito il meteo non è stato troppo dalla nostra parte, e talvolta è stato proprio uno dei motivi della mal riuscita di questo viaggio, perché se diluvia in un posto come le Azzorre ti rimane ben poco da fare, e la sensazione di sprecare il tuo tempo di certo non fa bene al morale. Ma mentre eravamo a Furnas ancora non pioveva, quindi ne abbiamo approfittato per visitare questo villaggetto suggestivo caratterizzato dalla presenza di attività vulcanica nel sottosuolo che costella il paesino di fumarole, solfatare, vapori che mi hanno ricordato gli inferni di Beppo. Inala. Fa bene, fa bene. Oh.
Beh, il fatto che sentiamo ancora gli odori è super positivo. Anche qui, come in Giappone, ci sono delle stazioni termali che però erano chiuse per Covid. Quindi abbiamo ripiegato sul cibo buttandoci in uno dei pochissimi ristoranti aperti. Stiamo per fare il nostro primo assaggio di cucina tipica delle Azzorre. Siamo entrati in un ristorantino a Furnas dove ho ordinato, dopo un po' di formaggi misti come antipasto, anche un fantastico cocido das caldeiras, ovvero lo stufato di carne tipico di Furnas. Ah, è arrivato il formaggio. Cioè, non ho capito una parola, però obbligato. Ci ha portato i fantastici crostini dorati, un po' di formaggio, un po' di marmellata. Poi abbiamo ordinato anche un po' di formaggio fresco e ci ha portato questa salsa piccante che ha consigliato di metterla sul formaggio. O almeno questo è quanto ho capito. Io non parlo il portoghese, sto comunicando in spagnolo. Loro capiscono, rispondono in portoghese e c'è questo tacito accordo. Io parlo in spagnolo, loro in portoghese, nessuno dice nulla. Su questo bisogna mettere piccante. Allora, non è il gusto che mi aspettavo. Questo sa di scarponi da Cammino di Santiago. È arrivata una cosa che non sapevamo di aver ordinato. Sì. Dio, atomico. Buonissima. È tipo garlic bread, ma fatto bene. Comunque questa marmellata credo di fichi, la metterei su qualsiasi cosa. Devo prenderne subito ancora. Invidio un po' la tua bistecca di tonno, cioè nel senso è molto più facile da mangiare. Il cocido das Furnas è uno spezzatino cucinato direttamente dentro la terra col calore del sottosuolo. Figata, sì, però vi giuro che ci ho provato, ma proprio non sono riuscito ad apprezzarlo. La carne aveva un sapore strano, a tratti pessimo, e il metodo di cottura di certo non la rendeva particolarmente buona. Qui la carne era super asciutta, aveva proprio un saporaccio. Non è che mi ha saziato, è che mi ha fatto proprio passare la voglia di mangiare. E adesso ci troviamo a nord-est. Il nome di questo paese deriva dal fatto che si trova a nord-est. Ci stiamo facendo una passeggiata fino al faro per smaltire il nostro terribile pranzo. Comunque, guardando queste immagini potrebbe sembrare uno scenario da sud-est asiatico, in realtà si tratta della piantagione di tè più antica nonché unica rimasta in Europa, Cha Gorreana, attiva dal 1883. Ovviamente siamo andati a vederla anche perché volevamo assaggiare il tè locale. Raga, sapete cosa abbiamo pagato per due tazze di tè delle Azzorre e un dolcino, un bolo arroz? Abbiamo speso un euro. È molto buono, ha un retrogusto di miele. Questo è un tipicissimo dolce di riso dell'isola di San Miguel. È tipo un muffin, ma molto più leggero. Buono. Visto che il meteo reggeva, prima di lasciare São Miguel, ci siamo spostati nell'estremità ovest dell'isola per andare ad ammirare uno dei punti panoramici più belli, Lagoa das Sete Cidades, due laghi all'interno di un cratere vulcanico. Un paesaggio unico che potresti vedere anche solo dal Mirador, però abbiamo preferito salire fino alla cima di questo mega hotel abbandonato. Più che un hotel abbandonato, mi sembra un hotel la cui costruzione è stata abbandonata, perché sembra mollato lì a metà. Forse l'idea era quella di costruire un hotel qui dove la vista è spettacolare, ma magari a un certo punto sono finiti i soldi. Cioè, questo qui è il punto panoramico dove le persone vengono con la macchina per ammirare il cratere. Ma questa vegetazione secondo voi è cresciuta spontaneamente? È tipo il bosco verticale versione Azzorre, versione abbandonato. Era tutto aperto, siamo entrati, siamo saliti sul tetto. Si sale per di qua. Mi ricorda un po' il mostro di Casalecchio. È bellissimo, si vede perfettamente la differenza di colore tra i due laghi all'interno del cratere. Uno verde e uno azzurro. Terminata l'esplorazione dell'ecomostro, che in realtà non aveva molto da offrire, abbiamo imboccato un sentiero a caso per scendere sulle rive dei laghi. Attorno a noi non c'era anima viva. Dopodiché ci siamo messi a zuzzurellare in giro per l'isola, che a tratti sembrava proprio disabitata da quanta poca gente c'era, esplorandola in lungo e in largo prima di proseguire con il nostro itinerario. Comunque ragazzi, è ufficiale, le Azzorre sono uno dei pochi posti al mondo dove ho trovato il bidet. Però prima di lasciare São Miguel, ecco che sbucano dei problemi che proprio non ci aspettavamo. Che belli i voli delle 7 del mattino. È ora di lasciare l'isola di San Miguel. Qual è stato il motivo che ha reso questo viaggio un disastro? Raga, è stata la situazione Covid. Ma Nicolò, ma non la sapevi la situazione Covid prima di partire? Più o meno, nel senso, quando noi siamo partiti con la consapevolezza che una volta arrivati alle isole Azzorre, passati i controlli con il nostro bel tampone negativo, tutto sarebbe andato liscio.
Questo in un mondo ideale. Il problema qual era? È che mentre eravamo lì, abbiamo iniziato a ricevere sul telefono, visto che avevamo dato il nostro numero al Ministero della Salute, dei messaggi che ci avvisavano del peggioramento della situazione pandemica. In poche parole, le isole erano messe male. E leggendo online abbiamo visto che le restrizioni erano in aumento, con effetto praticamente immediato. Non sarebbe stato un problema se fossimo rimasti su un'isola fino al momento di tornare in Italia. Avevamo già messo in conto di dover fare un tampone prima di tornare in patria. E benvenuti a Terceira, la seconda isola del nostro viaggio. Con il nostro itinerario però volevamo girare parecchie isole. E quindi quando abbiamo scoperto che per ogni singolo spostamento avremmo dovuto dimostrare prima la nostra negatività, è stata una bella botta. Qui a Terceira dormiremo in un bellissimo eco-lodge immerso nella foresta, dove praticamente le cabine sono tipo mimetizzate tra gli alberi e l'unico suono è quello della natura, che qui a Terceira sembra ancora più rigogliosa rispetto a San Miguel. Adesso siamo venuti a vedere la prima location. Ci troviamo esattamente al centro dell'isola. Sì, caro, un po' di esalazioni sulfure. Quindi questo campo di fumarole è un perfetto esempio di vulcanismo secondario, forse vi ricordate quando l'abbiamo studiato a scuola. Sono delle spaccature che lasciano fuori uscire i gas super caldi che si trovano nel terreno, circa 90 gradi di temperatura sulla superficie, 130 gradi poco più sotto. Se mettete la mano sopra ottenete il bollito che ho mangiato l'altro giorno. A circondare tutto il complesso del solfatare c'è questa bellissima foresta non meno interessante, composta da tantissime specie endemiche, stupenda, verdissima, super rigogliosa, mi fa pensare che questo sole durerà ben poco. Ci eravamo esposti ad un bel rischio, perché anche se soltanto uno solo di noi fosse risultato, anche solo per sbaglio, positivo, tutto l'itinerario sarebbe saltato e saremmo finiti in quarantena, 2 settimane, in uno dei posti in cui ci trovavamo, dispersi in mezzo al nulla, con tutto praticamente chiuso, perché le isole Azzorre vivono tanto di turismo, turismo che durante il Covid è stato per lo più assente, quindi le pochissime attività aperte o erano rarissimi supermercati. Penso che tra tutte le isole un po' sperdute che ho visitato durante i miei viaggi, le Azzorre potrebbero essere quelle che hanno i prezzi nei supermercati più bassi. All'estero la sezione ramen istantanei regala sempre un sacco di soddisfazioni. Qui alle Azzorre potete trovare una fantastica pasta tomate mozzarella, la bolognese che non delude mai, e il grande classicone, la carbonara istantanea. Gustosissimi frango e cogumelos, tagliatelle carbonara. No, volevo prendere un po' di detersivo ma non so quanto. Oh, perso l'equilibrio. Zio, ma sai se si fa anche qui? Cosa? Sì. Zio, comunque devi uscire. Da dove? Dalla tua zona di comfort. Ti è piaciuto dove stavamo ieri sera, eh? Bella villa. Chi non vorrebbe una fantastica lasagna bolognese marca Continente? O erano ristoranti ancora più rari, aperti magari per i local, sempre con la speranza che arrivi qualche visitatore, o erano alloggi che avevano poco personale e camere disponibili. Delivery inesistente, la situazione peggiore per una potenziale quarantena. Tra l'altro, spesso e volentieri internet non funzionava. La situazione peggiore per una potenziale quarantena. Devo ammettere che l'isola di Terceira non mi ha entusiasmato per nulla. Nonostante tutto sono molto contento di essere qua, sperduto in mezzo all'oceano con questo cielo arrabbiatissimo attorno a noi. Speriamo che São Jorge, dove andiamo domani, ci colpisca di più. Noi avevamo tutto prenotato con largo anticipo, perché appunto, vista la situazione, visto il periodo, non si poteva viaggiare alla bersagliera. Dovevi prenotare e pagare tutti i trasporti, voli e traghetti, tutti in noleggi e anche tutti gli alloggi prima di partire. Quindi non solo avevamo la sensazione di perdere tempo perché il viaggio non stava andando come speravamo, non soltanto rischiavamo di finire in quarantena perdendo altro tempo, ma avremmo anche perso un sacco di soldi. Alla fine ieri ci hanno mandato un messaggio con scritto che alle 9:45 abbiamo appuntamento tipo dall'altra parte di quest'isola, quindi andiamo a farci trappanare. Ok, perfetto. Questa, grazie. Obrigado. Non mi fa capire se va bene. Ok amici, allora tampone fatto, possiamo iniziare la nostra avventura qui sulla nuova isola. Ci dovrebbe arrivare il risultato domani mattina. Quella che vedete lì in fondo all'orizzonte invece è Ilha do Pico, e il picco più alto che vedete è la montagna do Pico, ovvero uno strato vulcano alto 2350 metri, che tecnicamente è la montagna più alta del Portogallo. Però ragazzi, ve lo dico sincero, io in quel periodo non stavo lavorando molto, nel senso avevamo un tour operator appena aperto che ancora non poteva offrire chissà quante destinazioni. Viaggiare
era un problema. Io lavoro nel mondo dei viaggi da più di 10 anni e non riuscivo a viaggiare, non riuscivo a fare video. Perciò abbiamo comunque cercato di tirar fuori il massimo da questo viaggio. Ah, avevo proprio voglia di un bel trekking. Ma raga, ma che capelli avevo? Ma perché mi sono fatto sta acconciatura? Che mi credevo di essere il Legolas della bassa? Qui è pieno di mucche. Vorrei capire se questa qua ha intenzione di spostarsi, perché non vorrei essere maleducato. Salve, permesso. Qua ci sono due sdraiate sul sentiero. Però a rovinarci il viaggio non è stato tanto il fatto che abbiamo passato il 90% del tempo a preoccuparci che tutto andasse storto. È stata la parte logistica. Perché adesso pensarci è assurdo. Cioè è assurdo pensare al periodo che abbiamo vissuto e al fatto che sono passati giusto 2 anni. Abbiamo dovuto sprecare, oltre che un sacco di soldi, un sacco di tempo per fare tutti quei test. Provate ad immaginare quant'era complicato fare un test COVID, costosissimo, file improponibili, 1000 chiamate per prenotare, orari assurdi. È stato un vero incubo. Però un incubo in un posto da sogno, quindi sì, da un lato avrei preferito andarci in un altro periodo alle Azzorre. Però dai, tutto è bene quel che non finisce in quarantena. Ci hanno appena avvisato che sono state avvistate 2 minuti fa delle balene davanti a noi. Per spostarsi tra le isole non c'è sempre bisogno di prendere l'aereo. Volendo si può fare a volte anche via mare. E per quanto possano essere brevi queste tratte in traghetto, c'è la possibilità che siano molto molto impegnative. Questa qui in particolare ha fatto stare male il povero Carlo ben 5 volte. E anche io ho fatto abbastanza fatica. Ho sboccato 5 volte. Diario di viaggio. Un'ora. In un'ora ho sboccato 5 volte. Secondo me hai fatto bene comunque. Non potete capire, raga, quanto mi sia concentrato. Ma si può. Eccoci. Salve, scusi, abbiamo una prenotazione per una macchina. Come dice? Lei non esiste? Noleggiata un'altra macchina, siamo pronti ad esplorare un'altra isola abbastanza deserta. Sapete che alle isole Azzorre non ci sono molte spiagge? Come si fa quindi per fare il bagno? Ci si tuffa nelle piscine naturali, che sono un vero spettacolo, come in questa in cui ho nuotato io, biotto, perché avevo dimenticato il costume. Ma tanto non c'era in giro anima viva, sembrava di essere in una simulazione. Abbiamo girato l'isola in lungo e in largo, nei momenti in cui non diluviava, e abbiamo letteralmente trovato più mucche che persone. Non essendoci macchine, le mucche se ne stavano bellamente in strada. Per favore, dobbiamo passare. Permesso. Devo dire però che riguardando queste immagini mi rendo conto che quei posti erano un vero spettacolo. Peccato che per la maggior parte del tempo ce ne siamo stati in stanza ad aspettare che smettesse di diluviare. Mi scusi, ho bisogno di un'informazione. Allora, stiamo cercando il lago, ma non riesco a trovarlo perché non si vede nulla. Potrebbe aiutarmi? E io non parlo portoghese, zio. Ragazzi, è arrivato finalmente il momento che tutti stavamo aspettando, quello in cui assaggiamo la pizza delle Isole Azzorre. Possibile. Non è possibile. È finita la pizza. Poi, tra l'altro, è palesemente surgelata se è finita. Speriamo che qui le facciano. Ce la preparano? Sì. Che pizza vuoi? Hawaiiana. Hai visto che sono di Bologna qua? Un cliente alla volta, Vex. Da questi cartoni della pizza esce un fortissimo profumo di amaretti. Pesano un chilo ciascuna. Sì, caro. Bruttissimo. Terribile. Vi dico solo che non ho neanche dovuto aspettare il traghetto di domani. A un certo punto il mio corpo mi ha comunicato che non voleva quella pizza in corpo. E quindi... Rip pizza. Voglio andare a lavarmi i denti. Sull'isola di Pico abbiamo anche tentato di fare whale watching, però indovinate un po', tutto chiuso causa COVID. Quindi, finite le cose da vedere e da fare, ci siamo ritrovati su un altro traghetto che ci ha portato sulla vicina isola di Faial. Noleggiata un'altra macchina, abbiamo iniziato a girare in lungo e in largo senza trovare nessuno, anche quest'isola sembrava disabitata, bella ma vuota, almeno fino al momento in cui non ci siamo imbattuti in un posto decisamente interessante, ovvero la marina di Horta. Qui sul l'isola di Faial alle Azzorre, che sono un punto molto strategico per quanto riguarda la navigazione. E il porto di Horta in particolare è tanto speciale perché, come vedete, tutto attorno a me, sia su queste pareti di cemento sia anche per terra, è pieno di dipinti, graffiti, anche bandiere appiccicate che vengono lasciati come testimonianza dei marinai che passano di qui. Anni e anni e anni di storia della navigazione racchiusi in questi coloratissimi disegni che purtroppo con questo cielo nuvoloso non rendono molto, ma fidatevi che questo posto è davvero
una figata. Tappa obbligatoria al caffè Sport per mangiare qualcosina ed ecco che abbiamo finito anche qui a Faial. Brevissimo volo interno, prossima isola, l'ultima del nostro itinerario, ovvero Flores, la più islandese e occidentale dell'arcipelago. Anche quella in cui ha piovuto di più. Quasi tutto il tempo siamo rimasti bloccati in questa piccolissima casetta tipica dove abbiamo dormito. Tanta pioggia, poco internet. Non vi nascondo che se i costi dei voli fossero stati meno proibitivi e ci fossero stati più collegamenti, forse me ne sarei tornato a casa. Ero veramente demoralizzato perché, cioè pensateci, sono riuscito a riassumere in un video solo un viaggio di 2 settimane. Quanto poco potrò aver fatto e filmato. Rispetto al solito questo viaggio è andato veramente male per tutti i problemi che vi ho detto, ma alla fine la voglia di provare quella sensazione di ritrovarsi un po' ai confini del mondo, che tanto mi serviva considerato il periodo che stavamo ancora vivendo, mi ha comunque tenuto lì e mi ha fatto apprezzare quel poco che potevo vivere di queste isole meravigliose, che sono tanto contento di essere riuscito nonostante tutto a raccontarvi, altrimenti il video delle Azzorre faceva la fine della storia del mini frigo. Amici, spero tanto che il video di oggi l'abbiate trovato interessante. Io vi auguro i viaggi migliori, che non vi capitano mai queste sfighe. Vi auguro giusto quella giusta dose di disagio che fa del viaggio un'avventura. Mi auguro che stiate passando un'estate indimenticabile. Noi ci vediamo come sempre lunedì alle 19 per un nuovo video.